Operazione controllo dell'olio. Numero 1, infilare le due bacchette della cintura dietro i sedili, perché altrimenti dopo non si chiude più il cassone. Numero 2, mettere una marcia che permetta di aprire questo che è spita di cazzo di cofano. Ok? Controllare che questa cosa non si sia abbassata. Aprire il motore, tirare su il cofano, tenere con un gomito, praticamente questo, gancio, prendere il gancio del motore, qua del cofano, e sguinciarlo per a proposito e metterlo qua. Ok, una volta che questo è a posto, controllare l'olio che è qua così. Sono un po' imbranato perché sto tenendo anche bene, ho già fatto 6.000 km. Il colore mi sembra abbastanza regolare, ma abbastanza regolare, ma neanche troppo. Devo cambiarlo. Abbastanza regolare. Regolare come livello, però il colore è un po'. No, un po' scurito. Gli diamo una pulita e lo ricontrolliamo, lo inseriamo e lo. Cioè qua potrei anche sentirlo con la mano, sentire com'è la viscosità, ma non mi voglio sporcare le dita. E quindi, però a vedere così al sole, no? Sì, è un po' sporco, però fa ancora la sua parte, però è da cambiare. Quanti ne posso fare? Altri 1.000 km, no? Meglio mantenerlo pulito l'olio, così che il motore continua a girare al suo meglio, capito? Però diamogli una pulita e vediamo come va. Ok, gli ho dato la botta adesso. Yes, dov'è? Dove l'hanno messo il buco? Ah. Ok. Rimettiamo dentro, come si vede è molto pratico, no? È molto pratico, cioè proprio, capito? È molto pratico, controllare l'olio, ok, adesso lo ritiriamo fuori e gli diamo un'altra controllata. Eh no, è da cambiare, è troppo scuro, è troppo scuro. Sì, conviene. Se no il movimento è dopo, non so, ferroso. Conviene cambiarlo. Un po' scuro. Conviene No. cambiarlo. Sì, gli posso fare ancora 3.000 km sopra. No, però conviene cambiarlo. Con calma, ma conviene cambiarlo. Bene, per il resto. Quello che faccio, controllo questi spinotti che siano ancora tutti, no? Cioè che non giochino, no? E mi sembra che tutto sia. Ecco, le candele qua sarebbero queste, sarebbero da fare. O pulirle o cambiarle. Insomma, là, su, dai. Vabbè. La cinghia mi sembra ancora abbastanza buona. Non l'ho ancora Una volta che hai cambiata, ho controllato l'olio. Poi, no, questo mi sembra che tutto è attaccato per me. Ok, fatto questo, quindi cosa si fa? Si alza un pochettino, si prende il Cristo qua, il bastone, lo si inserisce, tac, e tutto l'armamentario, che comunque non è neanche troppo leggero, ma neanche pesante.
però diciamo che 3 kg, ma 3 kg, forse anche 4 kg, sto cofano qua. Non so quanto sarà pesante, però a tirarlo su devi metterlo. Insomma, ecco che torniamo a... Se... Ho visto altri che hanno qua costruito l'impalcatura, no? Per metterci le cose, ma a mio parere tu metti una... No? Che cosa ho fatto? Ho giusto alzato questo, perché questo devi considerarlo che è il motore. Qua sotto c'è il motore, quindi devi sempre essere di facile... accedimento. Hai capito? E quindi deve essere di pratico. Una volta fatto questo, tac, queste le riporti al lato normale, ok? E ce l'hai qua, perché sennò queste qua si infilano all'interno di questo, di questa copertura che scalda tantissimo durante d'inverno, va bene, ma d'estate, fuck it. E vediamo giusto quanti chilometri ci sono. Quanti sono? 40.000, ecco. 40.000 chilometri. Mongolia Express. Ciao Buggy, how are you doing? Qui ho fatto tutte le... no? Le foglie. Cazzo, si lavora qua. Ora porto questo, e che è la base. Questi qua li porto pure, anche questi, li porto via, e anche questo, questo qua, il pungi, li porto in palestra, e così almeno ho più spazio qua. Questo qui sono 50 litri d'acqua, pesa una botta, capito? Però l'ho portato qui in palestra, no? Così almeno... se si ghiaccia l'acqua non mi spacca la plastica. Beh, allora, oh, come va? Oh. Ora andiamo a prendere di nuovo tutto questo, capito? Guarda, da casa fino lì alla palestra, cioè sono almeno un 80-100 metri. Fuck. Capito? Sembra facile. Adesso torna fino qui. Prendi questo. No, questo lo mettiamo sulle spalle. Gratta il naso. Capito? Poi va. Portalo là anche lui. Cioè, è tutto lavoro questo qui. Guarda che bello. Oggi non ci sono clienti e arriveranno stasera. Fuck. Portalo fino in palestra. Guarda. Apri la palestra. Eccolo qua. Come va? Apri la palestra. Entra dentro. Shit. Questo affare che pesa già tantissimo. Capito? Tac. E adesso lo portiamo dentro. Ok. Portiamo prima questa che è più leggera. Il bazooka. Qui i clienti. Abbiamo tante squadre sportive, pallavolo, pallacanestro, no? Calcetto, che vengono qui ad allenarsi. E quindi c'è anche una piccola palestra e un'uscita di sicurezza e un piccolo magazzino. Vieni qui. Vieni qui. Vieni, niente, devo andare io. Siccome gli angoli sono irregolari, allora poi c'è l'acqua con lo spuntone qui, la figura è irregolare, allora gira un po', capito? Che bisogna guidarlo, se no
va dove vuole lui, è un casino. Eccoli qua, sempre insieme. Guardali. Non possono stare l'uno di Eccolo qua. Albero di trasmissione. È già capitato che ad altri gli si è aperto. Abbastanza regolare. Terra. Terra. Che un tipo ne aveva 17. 17 di queste balestre. Ma dai, io ne ho tre. Però non so se dopo tiene nella stessa maniera, il bilanciamento è uguale. Perché sei più alto, capito? Mi sembra regolare. Comunque, questi servono da cambiare, le sospensioni servono da cambiare. Questo non è fango, questo è il metallo della come si chiama? Della marmitta. Lì vedo un po' sporco di olio, però non ne perde. No, qui una goccettina c'è di olio pulito. Però sono proprio in praticamente, non so, perde un po' di olio. Ma non so, si fa questa gocciolina lì. Non saprei. Sarebbe da aprire e vedere. Come mai? Però si fa una gocciolina e poi comunque si vede che è tutto bagnato. Sospensioni, mettendo delle sospensioni un pochettino più sostenute è come cambiare le ginocchia. Non so, a occhio così, giusto la marmitta mi pare quella peggio. E poi magari
Non so, mi sembra... dovrei prendere una chiave e controllare tutte le viti, ecco. Ma non ho voglia adesso.